L'Australia è la nuova terra dell'oro, sempre più italiani si recano nell'ex colonia britannica per studio o per lavoro. Enjoy Education è una società che offre assistenza a chi intende cambiare emisfero, ce la racconta una pescarese ormai in pianta stabile ad Adelaide, nel sud dell'Australia. È proprio una società che fa da tramite fra gli studenti italiani, cioè perché ci occupiamo fondamentalmente, aiutiamo principalmente gli studenti italiani che vogliono venire a studiare in Australia e principalmente in Sud Australia, quindi che intraprendono un percorso di studio qui, di inglese, professionale oppure universitario. La società in un anno ha offerto assistenza a una cinquantina di studenti, ma gli italiani che scelgono di emigrare sono sempre di più. Ci sono circa 4.000 studenti, solo studenti, che vengono qui, per non contare pure studenti che vengono con altri visti, che non sono proprio quelli di studio, che vengono qui per fare un periodo, che però magari durante quel periodo studiano anche inglese, e per fare un'esperienza di vita. Alcuni fanno un'esperienza formativa, ad esempio per imparare la lingua e poi tornare a casa arricchiti. Altri decidono di rimanere all'estero, specialmente se ci sono maggiori occasioni di trovare un impiego. Le percentuali crescono di quelli che vogliono rimanere, perché di solito c'è sempre più, voglia di venire a provare di venire qui e di immigrare in questa terra. Il Covid in Australia è stato meno devastante che altrove. L'Oceania geograficamente è sempre stata isolata e così ha un ecosistema unico e da preservare. Anche per questo, con l'arrivo del virus, l'Australia ha blindato i suoi confini. Un problema sia per gli italiani rimasti bloccati dall'altra parte del mondo, sia per chi si occupa di scambi culturali. Naturalmente c'è stato uno stop, però qui ci sono stati tanti studenti che erano all'interno dell'Australia e che abbiamo aiutato a rinnovare i visti di studio o a trovare altre soluzioni, perché la maggior parte delle persone che erano già qui hanno deciso di non andare via.